due minuti qui nello spazio eventi di Amico 42, gestito da Televisionette. Io sono Michele Picara, direttore editoriale delle testate, siamo parte integrante della Social Media Week e nel nostro caso specifico, insieme agli amici dell'Osservatorio della Multicanalità, con Nexia, Nielsen, Pubblicità Italia, ADV e tutti quelli che hanno lavorato per organizzare questo pomeriggio, parleremo fondamentalmente di una serie di evoluzioni. Noi siamo qui per una conversazione fondamentalmente su quanto invece, come vedete dal titolo, i modelli di marketing e comunicazione si evolvono in base alla multicanalità e come si evolvono e continuano a evolversi. Che cosa abbiamo fatto Nielsen con Nielsen Online, con Nexia e il Politecnico? Abbiamo segmentato la popolazione italiana considerando cosa le persone fanno quando prendono informazioni prima di effettuare un acquisto. Abbiamo individuato i famosi, ormai penso, Reloaded, 8 milioni e mezzo di persone, che sono tante, che non solo sono giovani, sono persone di tutte le età e di tutte le estrazioni e culture, che utilizzano tutti i mezzi, per cui TV, radio, stampa e tanto internet, per prendere le decisioni prima di effettuare un acquisto. La differenza con i Reloaded è che interagiscono un po' di meno. L'open minded è più quello che consulta internet per reperire informazioni che poi sono utili per effettuare gli acquisti. I tradizionali coinvolti anche sono un gruppo interessante perché sono dei Reloaded in potenza. Ancora non si sono accostati in modo importante alla tecnologia, però scambiano usando i mezzi più tradizionali, per cui usando il telefono, usando qualche volta la mail, informandosi su stampa e su televisione. E poi abbiamo i due gruppi un po' più pigri, indifferenti, un po' più tradizionali, gli esclusi. I Reloaded e gli Open Minded stanno sempre più crescendo di numero, per cui la popolazione italiana come diventerà e come sta diventando sempre di più Reloaded e Open Minded. Noi possiamo fare circolare i nostri messaggi, i nostri nuovi prodotti, le nuove idee, i nostri nuovi concetti, no? Il nostro pensiero molto velocemente usando gli utenti stessi, che diventano proprio il nostro passaparola. Cosa ne deriva? Che è sempre più importante capire che cosa la gente dice sui buzz, sui forum, sui blog. Cosa dicono di me? Qual è il sentiment del mio prodotto? Perché questo ci dà il polso di su cosa si attiva questa cassa di risonanza e quali sono le cose che funzionano e di cui la gente parla. Il mio discorso parte da una valutazione diciamo più generale di che cosa stiamo vivendo e poi andiamo a capire che cosa possiamo fare nello scenario che cambia. Che cosa stiamo vivendo? All'inizio di quest'anno, a fine del 2009, tutte le ricerche dicevano più o meno la stessa cosa. La priorità per le aziende era investire nei social network. Effettivamente questo lo è stato, ma nel frattempo l'evoluzione è andata ancora più veloce di quelle che erano i piani all'inizio dell'anno, perché come vedete questi sono i trend da una parte scusate, mi sposto se voi non riuscite a vedere bene. Da una parte abbiamo la linea sopra, è quella del tempo di permanenza settimanale in America su Google. La linea sotto è il tempo settimanale di permanenza su Facebook. Ci interessa poco vedere che a marzo c'è stata una settimana in cui Facebook ha superato Google. Ci interessa in maniera impressionante vedere che trend. Allora, cosa sta succedendo? Perché la gente passa tempo su Facebook? Vediamo un cambio strutturale di modalità con cui i contenuti girano nella rete tradizionale, la rete del www, del World Wide Web, e invece dentro Facebook. Quando io sono su Facebook, la pagina che visito è una sola, è l'home page di Facebook. Sono i contenuti scelti dai miei amici, che se sono miei amici probabilmente condividono qualcosa con me, che arrivano a me sulla mia home page. E alla fine tutti hanno il loro contenuto. Questo secondo me è abbastanza strutturale e forse è sempre stato l'obiettivo di internet, creare una rete tra le persone e non una rete fra link, fra siti, fra contenuti, algoritmi semantici, per quanto importantissimi lo rimangono tuttora. Io ho il grato compito di toccare il tema messo nel titolo, ovvero investire nei social media un ritorno misurabile.
Quindi la domanda sono tre parole, lasciamo perdere una, ritorno immisurabile, sono due macigni. Quindi bisogna capire, uno, ci sono ritorni, due, se e come si possono misurare.